start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Slime Ranch 2. Avevo portato anni fa il primo, andiamo a provare il secondo. Per quanto io non sappia, diciamo, giocarlo a pieno, e praticamente adesso mi sta succedendo una cosa un po' particolare, perché mi stanno spawnando dei cosi stranissimi qua all'interno, ma vabbè. Adesso andrò a spiegarvi in breve in che cosa consistono le basi di gioco. Allora, in pratica noi siamo dei rancher, quindi dei fattori, degli allevatori, in un mondo popolato da vari tipi di slime. Gli slime possono essere catturati grazie a questo cannone, il VAC, e praticamente questa è la nostra base. Questa, come vedete dalla mappa, è la base. Ci sono varie zone da esplorare all'interno della mappa e loro producono delle sorte di prodotti che possono essere anch'essi aspirati con il nostro cannone. Questi si stanno già unendo per cercare di fuggire, quindi praticamente di scavalcare. Quindi sarà nostra cura andare poi a potenziare i recinti e costruirne di diversi anche rispetto agli slime che andremo ad avere all'interno. Loro in pratica producono delle gemme che noi aspirandole possiamo scegliere se portarle al piano di sotto. Adesso in questo caso qua non ha prodotto nessuno, buttarle qui ottenendo del denaro, infatti qua vedete la valutazione, produzione di gemme è questa, oppure andare qua sotto, e qua sotto c'è un altro fulcro della nostra base, andando a, appunto, o spendere i soldi per prendere più altri oggetti, ovviamente, per potenziare noi stessi, quindi la nostra capacità di salto, di corsa, la nostra energia, la nostra vita, perché c'è anche la vita, ci saranno slime ostili, oppure andare a raffinarli, quindi buttarli all'interno qui e poi andare a raffinarli. Il gioco vanta un ottimo sistema di Slimepedia, quindi una sorta di enciclopedia che man mano scopriremo le cose. Vedete qua, possiamo andare a vedere ogni cosa, ogni genere di creatura o di oggetto. Quindi qua abbiamo un potenziamento, abbiamo anche, inoltre, andando qua esplorando, si possono prendere i vari corridoi che ci portano in diverse zone dove sbucano, appunto, questi tunnel, e quindi accedere rapidamente o al tempo stesso tornare rapidamente alla nostra base. Mentre, ecco, questo è riuscito a fuggire molto male. Vedete che noi li prendiamo all'interno e possiamo ributtarli dentro. Poi, questo non so cosa stia facendo, ma sicuramente potrebbe essere un problema. Vabbè, non abbiamo la capacità di buttarlo, diciamo, all'interno del cannone, ma possiamo tenerlo attaccato. Questo sta creando problemi dall'altra parte, quindi ovviamente a me mancano le basi, perché in pratica dovrei sapere che cosa mangiano i singoli slime. Quindi a questo punto noi andiamo un pochino in esplorazione. Vedete che ogni volta che assorbiamo un elemento diverso viene messo su uno di questi slot in basso. Ne possiamo avere 4. Questi sono degli slime volanti, quindi servirà una gabbia apposita. Io intanto voglio prenderne un po', anche se in realtà vedete che questi sono cose importanti, perché sono i pogo fruit, e praticamente ognuno di essi mangia una specifica. Uno specifico cibo, ecco. Quindi è importante andare a rifornirli. Qua possiamo andare ad accedere, perché c'è anche una storia, quindi alla fine non innova quello che è il primo capitolo, semplicemente lo espande. Quindi praticamente lui ci dice che sto mandando droni per percorsi di esplorazione. Questo posto mi ricorda dove c'è un campo di arcobaleni. E qua vedete che c'è tutta la zona da esplorare. C'è anche qualcosina lì di molto strano che non capisco cosa sia. Questo
questi si sono fusi insieme due, quindi praticamente si va a fare anche una sorta di test di incroci tra i vari slime, sperando sempre di non crearne di pericolosi, perché sennò sarebbe un problema. Questo potrebbe essere qualcosa. Vabbè, ma intanto prendo anche questo che è volante. Io non capisco cosa sia. Qua c'è qualcosa. No. C'è un gioco che comunque, secondo me, può essere giocato praticamente da tutte le età, perché non... è abbastanza rilassante, devo dire. Allora, intanto vi faccio vedere. Vedete che qua abbiamo modo di andare ad attivare vari tipi di plot. Un giardino, il pollaio, un silo, un inceneritore. Quindi qua al tempo stesso possiamo aumentare le mura pagando 260, ma al momento non possediamo tutto questo denaro. Posso decidere di dare da mangiare il pog fruit. Vediamo se lo mangiano loro. Lo mangiano, sì. E aumentano di dimensione. Ora voglio vedere se aumentano di dimensione anche questi, che stanno ormai facendo comunella per fuggire. No, questo non lo mangia, non lo gradisce. Questo intanto è volato fuori. No, non lo mangiano il pog fruit. Scusa, tu... Ovviamente all'inizio l'ho fatta un po' fuori dal vaso, devo dire, perché... Allora, intanto, mangiate anche questi. Ok, mangiate anche quello. Ok, il cotton slime lo butto qui. E ovviamente se butto anche questi immagino sia un problema, perché questi volano. Vabbè, butto gli slime. Vedete che loro adesso hanno prodotto, perché gli ho dato da mangiare... Questo mi ricorda un po' Minecraft. Producono quelle pietre. Le pietre che possiamo andare a vendere al momento, mentre abbiamo anche un pollaio. Non so se le mangiano le galline. Comunque, io adesso vado qui e raccolgo, vendendo ovviamente questi materiali, soldi. Ho fatto 102, ma al momento non ne ho ancora a sufficienza. Dovrei andare a prendere un po' di... Scusate. Ok, no, ributto fuori chi non c'entra. Mannaggia, devo... Mamma mia, saltano fuori. Non che siano dannosi questi, perché non fanno nulla. Semplicemente dovrebbero stare dentro lì. E invece si stanno alleando per fuggire adesso. Intanto gli altri immagino siano già volati fuori tutti. Sì, voi intanto se... Vabbè, continuate a fare comunella come volete fare. Allora, sì, questo è già volato fuori. Mi serve una voliera più che un... Va bene, dai. Allora, qua non possiamo comprare nient'altro, cioè non possiamo vendere nient'altro, quindi andiamo alla ricerca di qualcosa. Qua vedete che ci sono delle zone, the archway, ce ne sono diverse qua intorno che potete andare ad acquistare poi successivamente spendendo parecchi soldi, quindi... La zona si... anche lì dentro. La zona si può espandere. Poi alla fine, fondamentalmente, visto questo e visto tutto, nel senso che... non lo dico con una connotazione negativa. Dico che è un gioco che va a sbloccarsi con delle meccaniche simili magari a quei giochi che possono essere simili agli Skylander, nel senso che per entrare in un territorio dovete fare i soldi, allora per farli iniziate a mettere un allevamento, cioè anche a uno Stardew Valley. Qua sotto c'è qualcosa. Sì, mi sembra comunque più ampio rispetto all'uno, con comunque più location, qua non si sa cosa sia. Dobbiamo fare soldi, tanti soldi. Dobbiamo ottimizzare un pochino. Ok, qua potrebbe essere un'ottima fonte andare a vendere i materiali, produrre tantissimi, collezionare tantissimi slime rosa, produrre tantissimi diamantini rosa, così poi da venderli e aumentare esponenzialmente. Questo è molto molto cattivo a quanto ho visto, perché vedete che non li posso prendere, ma stanno uccidendo tutti. Che okay, vabbè, qua ce ne sono un po' troppi, quindi io lascio che la natura faccia il suo corso.
Tanto continuiamo l'esplorazione, vediamo se trovo altre cose da vendere, perché comunque me li pagano 8 l'uno, quindi non sono tantissimi. In basso vedete la stamina e la vita. Vita che non abbiamo ancora perso. Poi ci sono questi cosi qui, che sono anche dei... Non sono slime, sono dei polli. Ok, ho sbloccato un'altra parte di mappa. Vedete che non era voluta la cosa, ma mi va senz'altro bene. Adesso voglio continuare l'esplorazione un pochino qui. Questo cos'è? Activate. Ah, una raffineria. Trasporta risorse alla raffineria quando... Ok. Ok, ma no, non mi interessa, voglio fare soldi adesso. Lì sopra c'è qualcos'altro. Qua è tutta zona inesplorata, quindi dobbiamo sbloccarla. Intanto si sta mangiando i polli. Li prendo i polli perché se li mangiano può essere interessante. Se mangiano i polli. Poi sulla Wikipedia, insomma, di questo gioco avete modo di scoprire tutto. Ok, abbiamo sbloccato anche questa zona. Beh, cavoli, si sta espandendo tanto, eh. Prima era solo qui e si interrompeva qua. Adesso diciamo che la storia è cambiata tanto. Graficamente carino. Adesso non ho giocato anni fa al primo, ma devo dire che è simile. Allora, la info... carote, aspettate che butto via questo che non mi interessa e prendo carote, perché le carote potrebbero essere interessanti. Poi non so dirvi in realtà se è possibile... coltivare. Refinery Link. Sì, questo è il solito link che abbiamo visto prima. Qua si iniziano a vedere cose strane perché credo che loro nel mondo poi si riproducano unendosi in varie specie, quindi generando anche cose improbabili. Comunque da lontano o dalla mappa vedete dov'è il vostro dom, la vostra casa. Questi intanto stanno facendo man bassa di tutti. Guardate come lo ha preso, ma non ce l'ha fatta, quindi è esploso. Vabbè, intanto io mi levo prima che decidano di fare la festa anche a me. Probabilmente qua servirebbero almeno perlomeno una decina di ore per andare a scoprire bene tutte le meccaniche, tutte le combinazioni, ma voglio semplicemente, dico la verità, incuriosirvi, quindi... Ok, ah, aspetta un attimo, puntandolo qua mi dice mangia frutta, vegetali e carne. Perfetto, questi invece cosa mangiano? Vediamo, intanto sta arrivando il sole. Mangiano vegetali. Ok, interessante. Peccato che non ce ne sia più dentro nemmeno uno. Quindi adesso io butto dentro un po' di vegetali e vado a prendere. Anzi, gli do da mangiare anche a questi. Sì, che li mangiano. E ne butto dentro altri due qua. E voglio vedere se. Me li mangiano. Allora, voi dovete venire con me. Invece che svolazzare in giro. Siete un po' bastardi voi che vi fate comunella per... Ok, intanto mangiate. E mangiando ingrandiscono di dimensioni. Però mangiano anche le galline. No, questi non mangiano carne. Quindi vedete che producono però queste, che non avevano ancora prodotte finora. Quindi molto interessante. Mangiate anche le galline? No, 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 ho già detto prima, non mangiano le galline. Però loro, ma sì, loro sì, tecnicamente dovrebbero mangiare anche galline. Adesso posso aspirare tutto con estrema tranquillità perché al massimo ributto indietro questo. Ok, ributto indietro quelli che non mi interessano e mi tengo gli altri. Ok, andiamo a vendere. Intanto tu e tu mi venite qua dentro. Perché... Adesso tra un attimo finirà la pacchia per voi. C'è un altro tasto là davanti che dovrebbe essere l'online, ma non è attivo. Questo è un tutorial. Ok, andiamo a vendere. Il giallo invece ha pagato 24, direi che è ottimo. E abbiamo 342. Sì, perché poi il gioco è, diciamo, dovrebbe avere una sorta di componente... di condivisione dei punteggi, mi sa, però su questo non ne sono sicuro perché ci sono questi tavoli qui. Ah no, una stazione di comunicazione questa, no? Ok, questa è la storia che poi ci porteremo avanti.
infatti al Fabbricator abbiamo sbloccato un nuovo progetto che è il portale, perché ce ne sono diversi da fare, quindi non è che finisce poi tutto qui. Infatti se andiamo a, vabbè, adesso scusatemi, ma se io vado qui, activate height walls, c'è anche la music box, la rete per, no, direi che facciamo questo. Ok, abbiamo delle mura più alte adesso. La rete, diciamo, per... la rete per quelli grossi o per quelli volanti la faremo in un altro momento. Intanto voglio proprio vedere come farete adesso. Allora, no, dicevo, se andiamo di sotto... Andiamo di sotto, qua dovrebbe esserci... del potenziamento per qualcos'altro. Infatti vedete che abbiamo, prima non c'era nulla, adesso abbiamo il portale. Ti permette di andare in una sola direzione a tornare al conservatorio. Quindi lo mettiamo in un punto agevole e torniamo lì. Qua abbiamo le utilities che non abbiamo ancora sbloccato. Quindi si divide tra aggiornamenti di noi stessi, in pratica avendo quelli che abbiamo raccolto e venduto prima, il cotton plot oppure i diamantini rosa. Con 10 e 450 monete potenziamo noi stessi dalla raccolta delle risorse e così via. Poi abbiamo, come vi stavo dicendo, le utilities e poi i work tech. Le decorazioni non le abbiamo ancora sbloccate. Ok, adesso dovrebbe essersi calmata la situazione, essendo la gabbia molto molto più alta. Quindi potrei fare un esperimento, buttare dentro questo. Vediamo se gli fanno la festa. Adesso buttate dentro tutti. È stato un po' di casino. Dovrei andare a prendere un po'. Ah, mangiano anche la carne, quindi butto dentro anche la gallina. Ok. Crudele, quindi. Allora, vegetali. Non so, poi se voi ne sapete di più e avete voglia di condividere la vostra esperienza, lasciatela qua sotto nei commenti. Nel senso che se magari non ho detto delle cose, tipo se c'è la coltivazione, così fatemi sapere, così in caso ci si aiuta un po' tutti a capire meglio il gioco. Devo dire che il gioco è fatto molto bene per quanto riguarda la grafica, per quanto riguarda la fluidità a livello plastico, come lo definisco di solito io, è veramente buono. I colori sono quelli dal classico gioco fantasy rilassantissimo. Carote. E queste cosa sono? Vegetali. Aspettate un attimo, che io questi non mi interessa. Voglio prendere un po' di frutta. Ok. No, sarebbe bello potenziare questo cannone e avere qualcosa in più. Però vabbè. Tanto li posso raccogliere abbastanza tranquillamente perché non ho spazio per gli slime, quindi... Ok, molto bene. Oh, cazzo, no, la sto per finire nell'acqua. Sotto c'è qualcosa. Ulla peppa, cos'è questo? Vabbè. Mangi frutta? Tieni. Ok, non posso passare. O almeno non voglio approfondire, voglio lasciare un po' di mistero in questo gioco. Ok, là dietro la DOM, la vedo. Ormai visibile fino a quando almeno non cambieremo zona. Sarà sempre visibile. Poi ho visto su internet che tanti chiedevano, ma è necessario aver giocato l'uno? Beh, su un gioco del genere direi di no. Ha senso giocare l'uno? Beh, calcolando che questa dovrebbe essere comunque un'espansione, una miglioria, direi di no. Allora, vai, mangiate. Adesso gli do un po' anche agli altri, che non ci sono più. Dai, vabbè, allora mangiate tutto voi, va. Ingordi. Dovrei capire se magari c'è anche un modo di raccogliere i... solo una cosa. Magari un potenziamento o qualcosa. Vabbè, intanto un po' ne abbiamo presi, ce n'è ancora qua. Ok, ributta dentro i malcapitati. Non riesco a prenderli, eh.
Vabbè. Allora, andiamo a vendere. Vendo prima questo che vale di più, poi vendo questi. 286, possiamo potenziare qualcosa ancora? High Walls, alzarli ancora, ulteriormente no, l'abbiamo già comprato. La musica riduce l'agitazione degli slime, no? Air Net, interessante, ma non posso. Solar Shield, li protegge dai raggi solari. Plot Collector, bello questo. A intervalli regolari te li deposita nel... Ok, questo è da fare. Abbiamo già risolto il problema. E questo è un autofeeder e gli dà da mangiare in modo automatico. Dobbiamo tenere però in stock il cibo. Quindi molto interessante, molto interessante. Questo sul tetto cosa sta facendo? Non si sa. Andiamo di là. E poi è talmente tutto a relax che poi vabbè, correrete comunque. Ah, questa è la tana da sbloccare. Un'altra location, vediamo dove va sulla mappa. Eh sì, l'isola qua. Altri slime probabilmente. Qua sotto probabilmente si torna nella base sotto, infatti. Ho finito anche la stamina. Devo recuperare un po' di roba. Devo capire soprattutto anche come si fa a coltivare. Se si può coltivare. È il grande dubbio. Però secondo me non sarebbe male, perché recuperare il cibo. Comunque adesso devo spostarmi sempre più in là. Vediamo un attimo. Allora, abbiamo tutte queste cose a disposizione. Vediamo plots. Vediamo con cui idee non posso spostare. Quindi qua sopra non si può cambiare. Garden. Ok. Bye. Sì. Oh, si può coltivare, fantastico. Ok, praticamente buttando un vegetale lì dentro va nel corso del tempo a crescere, fantastico. Allora lo proviamo subito. Vedete qui cartine. Una stellina lì. Sì, lo so che ho costruito io. Vediamo. Ah, dentro il deposito, va buttato qua. Ah, praticamente ne vuole uno solo, che okay, mi ha restituito le altre. Con una mi produce altre. Ok, l'unico dubbio che ho, si potrà rettificare? Penso di sì, perché... Ah, guardate un po', che spettacolo! Qua ci sono invece gli aggiornamenti di questo. Demolirlo, spendendo soldi, quindi. Aggiungere terra più arricchita, diciamo, di nutrienti. Uno sprinkler che assicura che i campi siano sempre bagnati, rendendoli, diciamo, veloci il doppio. Uno spaventa slime. Semplice ma terrificante. Eh sì, perché potrebbe anche essere che vengano qui gli slime a mangiare. E questo è molto male. Più che altro mangiano tutti i vegetali, quindi potrebbero essere abbastanza ambiti i campi in questo caso. Mi servirebbe uno spaventapasseri. Vabbè, ragazzi, io credo che sia piuttosto intrigante questo gioco. Perché spero di averlo spiegato in modo chiaro, nel senso che avendo già giocato l'uno sapevo più o meno cosa aspettarmi, ma devo dire che mi sono divertito in questi pochi minuti che l'abbiamo provato insieme. Attendo qua sotto nei commenti un vostro parere su quello che ne pensate, se l'avete già acquistato, se soprattutto questo video vi ha convinto a prenderlo oppure no, ma anche chi lo sta già giocando da quando è uscito e... ha voglia magari di darmi qualche consiglio di qualcosa che magari non ho visto, non ho spiegato, ben venga, perché i commenti costruttivi sono sempre incoraggiati e accettati. Bene, ragazzi, vi saluto e vi rimando a un prossimo eventuale video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!